Ciao da Calgiorossa, come state ragazzi? Allora, oggi parliamo di Catanzaro a 360 gradi. C'è la parte di argomento. Ma innanzitutto vi chiedo comunque di iscrivervi, lasciare un like, condividere, campanella e commentate, specialmente su questo argomento perché voglio sapere la vostra. Allora, siamo primi in classifica. Sto leggendo tra i vari social, vari commenti anche di giornalisti che siamo attrezzati per la Serie A. Siamo una squadra che combatte per i piani alti. Siamo una serie di cose. Da parte dei tifosi e anche da parte mia c'è grandissimo entusiasmo. Il presidente stesso l'ha detto che io ci metterei anche un tredicesimo tifoso. Uno è l'entusiasmo e il secondo sono i tifosi. Anzi, prima i tifosi, poi l'entusiasmo. Detto ciò, bisogna affrontare delle realtà, secondo me. Perché? Partiamo da inizio stagione che la società ha dichiarato, la società US Catanzaro ha dichiarato che l'obiettivo di quest'anno, di questo campionato della Serie B, è la salvezza. Ripeto, salvezza. Quindi c'è gente che mormora, anche tra i tifosi, dobbiamo stare attenti con le difese, perché come vedete, tra le prime sei, tra le cinque, siamo quelli con la difesa peggio, anche se abbiamo preso solo 3 gol. Contro il Lecco, solo nel senso che è una partita che non succede tutte le volte, devi fare 4-3, 3-3, 5-6, quello che volete. Non succede sempre. E come ho detto nel video, paradossalmente il Lecco ci ha anche fatto 3 gol perché noi, forse il nostro punto debole sono le palle alte di questo nostro gioco. Il nostro gioco che il mister vuole e che ci ha portato dove siamo ora. Cioè, vincitore del campionato di Serie C, con stra record, e momentaneamente primi in Serie B. Poi, la faccio grande, possiamo anche battere le Parma. Però testa bassa, ragazzi. Stiamo attenti, non ci facciamo ingolosire, non stiamo attenti con l'entusiasmo. Bisogna prenderla con le giuste pinze, con le giuste dosi. Bisogna salvarsi. Quello che abbiamo fatto finora è stato molto positivo. Non bisogna fare subito delle critiche solo perché abbiamo preso dei gol. Anzi, abbiamo preso 4 punti con Cremonese e Spezia, che venivano dalla Serie A. E noi le abbiamo affrontate, se riguardate i miei video o i social del Catanzaro, abbiamo affrontate con 10 undicesimi dei giocatori che giocavano in C. Ora, che il gruppo era da B, si è visto, però 10 undicesimi hanno affrontato una formazione in Serie A e questi 10 undicesimi erano di Serie C. Quindi, magari può andare bene, magari può andare male. Il mister dovrà lavorare sul discorso difesa, è normale, è giusto che sia, però dobbiamo essere contenti non perché siamo primi in classifica, perché già abbiamo 10 punti fatte con quelle più toste e 10 punti che ci portano molto avanti il discorso salvezza. Va capito questo, va analizzato questo. Non ci deve essere critica perché c'è stata già della critica. La difesa è così. Ragazzi, la difesa che abbiamo è quella, ma non perché sono scarsi, o cioè, per me non sono scarsi, ma perché per il gioco che attuiamo ci sono loro, gente che già si conosce fra loro. Esempio, Kranić e Brighenti già si conoscevano. Quindi è stato già una buona cosa. Il problema principale sono state le palle alte e i giocatori che abbiamo bassi. Sì, è molto probabile sia questo. Magari le altre squadre opteranno per questa opzione, scusate il gioco di parole, però dovranno modificare il loro gioco. Perché il Lecco ha fatto una tale prestazione perché non aveva altro da fare. Perché fra loro non si conoscevano, non c'è stata una preparazione, sono stati buttati lì in mezzo perché fino all'altro ieri non sapevano se giocare in Serie B, in Serie C o neanche giocare. Brescia, Cosenza e Zegna. Quindi stiamo attenti, cerchiamo di dosare, di essere entusiasti, ma nel modo giusto. Perché non bisogna neanche montarsi la testa, ma neanche criticarli subito. Non va bene. È stata una partita pazzesca, divertente, però nessuno ha analizzato che con la testa la squadra c'è sempre stata. C'è stato un momento in cui tutti,
io e voi sul 2-0, come abbiamo visto che non giocava il Lecco, eravamo sicuri di vincere? E penso l'abbiano capito anche i giocatori stessi, perché sono loro lì in mezzo i protagonisti. Quindi penso ci possa stare anche una debacle. Ci può stare anche una sconfitta contro il Parma. Eh? Cioè, cerchiamo di metterlo anche nella testa. Non per forza bisogna vincere. Ritorno a dire. Sul 2-0 ci siamo abbassati. Vero, errore, vero. Il mister saprà come farlo, perché vi fidate del mister, giusto? Io mi fido. Hanno pareggiato. Cos'è successo dopo? Una reazione che nessuno se l'aspettava. Nessuno, nemmeno noi. Soltanto loro lo sanno, i giocatori. Perché in poco tempo, in 3-4 minuti, hanno fatto 2 gol, 4-2, che ci ha permesso questa grande vittoria. E abbiamo vinto contro un sistema di gioco che per noi è letale. Ci counterizza. È il nostro punto debole, le palle alte, le palle inattive. È quello che si è visto. Contro la Ternana è successo questo. Cross, palla alta. Poi c'era un fuorigioco di mezzo. Non era fuorigioco, era regolare, ma c'era proprio... Parliamo di un niente. E intanto gol. Quindi bisogna stare attenti. Dosiamo, sosteniamo, non partiamo subito. Dobbiamo trovare la giusta via di mezzo, secondo me. Ripeto, l'obiettivo è la salvezza. Questi sono punti d'oro. Non ci accechiamo, non ci tappiamo gli occhi solo perché siamo lì in cima. Ora Parma dovrà affrontare un duro scoglio che non è solo la squadra, ma il grande tifo, il grande ceravolo. E quello sì che è un 12° uomo. E l'entusiasmo, ripeto, aiuta. Se poi arriva la vittoria, ben venga. Cioè, lo spero. Tutti lo speriamo, ma è normale. Bisogna farlo nel modo giusto. Va bene? Io... L'ho detto per tutti, perché vedo qualcuno titubante, qualcuno incazzato, qualcuno... Ma che bisogna essere incazzati, ragazzi, non abbiamo ancora perso. E ci sta che perdiamo, eh. L'ho detto anche nel video. Quando hanno pareggiato, noi non siamo abituati a soffrire. Ma non è una colpa, è normale. Perché è praticamente 2 anni che stiamo dominando. Anche prima dell'anno scorso, l'anno prima, quei 6 mesi, abbiamo ammazzato. Poi i playoff è successo quello che è successo. Quindi mettere 6 mesi di dominio. L'anno scorso non c'è stata partita per nessuno. E come testa siamo ancora l'anno scorso, perché lo vedete cosa succede. E va bene. Però poi bisogna affrontare la realtà che si chiama Serie B. Quindi attenti su tutto. Sosteniamo e basta questa squadra. Cioè, non partiamo già così. Va buono? Ragazzi, il video è dato tanto. Penso di fare un altro, magari un piccolo video, sì, per ringraziamento ai 100 iscritti, perché l'ho raggiunti, grazie a voi. E niente, dai, commentate, iscrivetevi, fatemi sapere la vostra, importante questa situazione. E forza, ciao ragazzi.